Scusami, mi... Centro Revisioni, Florio Calandra. Bentrovati agli spettatori di Fil Rouge, siamo in collegamento con Fabrizio Ferrandelli che ringraziamo per essere con noi. Grazie Fabrizio per essere nostro ospite. Parliamo... Grazie a voi. Grazie. Parliamo oggi del problema del cimitero dei Rotoli. A quanto pare, è notizia dell'ultima ora, ci sarà l'esercito che darà una mano per traslare le salme a Santa Maria di Gesù. Ma insomma, cosa sta succedendo? Quali sono le novità? Ma intanto la situazione, come capiamo bene, è non ordinaria, non normale, fuori controllo, e l'esercito arriva anche a seguito di un ordine del giorno che è stato votato da noi in consiglio comunale per chiedere aiuto, perché chi era preposto a dover fare quello che doveva fare, a dare una mano, invece in realtà dal nostro punto di vista è causa delle emergenze che stiamo vivendo. Io seguo questa vicenda da diversi anni, devo dire che l'anno scorso in maniera unica e rara sono stato costretto, vedendo il fallimento delle politiche amministrative, a dover fare anche un esposto alla Procura della Repubblica, perché comprendevo che settimana dopo settimana il numero delle salme messe a deposito era costretto a salire. Ci sono 1000 salme a deposito, è uno spettacolo indecoroso. Non soltanto è stato riempito lo spazio adibito al deposito, ma sono state fatte delle vere e proprie strutture, dentro strutture, dentro il cimitero dei Rotoli, nelle quali vengono accatastate salme sotto gli agenti atmosferici, sia sole sia pioggia, sono scoppiate delle salme. Da diversi mesi, a volte anche per più di un anno, ci sono cittadini che non trovano sepoltura. Abbiamo chiesto una mano, ha chiesto l'ordinato all'esercito, perché qui, oltre ad un'emergenza di dignità e ad una conduzione, diciamo, che ha a che fare con i diritti civili, c'è anche un'emergenza igienico-sanitaria, perché 1000 salme messe a deposito sotto gli agenti atmosferici possono anche esplodere, come è accaduto, e quindi creare del percolato umano. Non vedo misure alternative portate all'amministrazione. È chiaro che questa è soltanto una gestione dell'emergenza. Noi vorremmo capire che cosa il Comune vuole fare: la costruzione di un nuovo cimitero a Ciapulli, l'ampliamento di Santa Maria dei Rotoli, l'ampliamento del campo di inumazione all'interno, diciamo, delle altre aree cimiteriali. Non abbiamo compreso bene, anche dalle ordinanze della prova del sindaco, cosa lui intende fare. Sappiamo che il forno crematorio per tutti quei cittadini che attendono la cremazione continua ad essere rotto da più di 16 mesi e ancora non aggiustato. Sappiamo che ci sono delle offerte economiche per chi vuole realizzarlo, ma che non sono state evase, e su questo mi sembra che l'amministrazione abbia ancora delle confuse del motivo per il quale abbiamo chiesto l'intervento delle autorità sovraproposte. Ecco, torniamo su questo recente diciamo, provvedimento, non sappiamo come potremmo definirlo, pseudo rimedio. A quanto pare queste salme saranno spostate, traslate nel cimitero di Santa Maria di Gesù, però nel posteggio, quindi si toglie si da sta una spostando parte... il problema. Io voglio essere chiaro, mi dispiace essere duro, perché è finita anche la pazienza di chi come me in maniera sportiva ha dimenticato il risultato della elezione e il giorno dopo si è sbracciato per dare una mano. I problemi si risolvono alla radice. Il tema che attiene l'esigenza di nuove sepolture e di campi di inumazione nella nostra città. Non si risolve il problema spostandolo in altre aree della città. Cioè, qui è come se noi prendessimo soltanto il problema che è concentrato ed è un bubbone che ormai tutta l'Italia vede, da social influencer a parenti addolorati a media nazionali, e lo si sta un po' spostando in periferie, in altre aree, per rendere tutto
tutto un po' più sottotono. Non mi sembra che sia una risposta al problema. Un problema alla base probabilmente è che forse non tutti erano convinti di far realizzare il nuovo cimitero a Ciaculli. Può darsi che ci sia dietro anche questo problema e sarebbe forse anche il caso di cominciare a individuare un'altra area dove ci sarebbero meno, interessi legittimi, per carità, da calpestare, diciamo così, brutalmente. Dico, l'area è stata individuata dal piano regolatore. Il sindaco Orlando governa questa città nuovamente dal 2012, quindi stanno trascorrendo 10 anni. Poteva non essere Ciaculli, ma qual è stata l'altra proposta del sindaco Orlando? Quali sono stati gli atti amministrativi compiuti in 9 anni per trovare le alternative? Quello che stiamo raccogliendo sono 9 anni di scelte o non scelte amministrative di un sindaco che ha avuto la maggioranza anche fino a poco tempo fa per fare quello che voleva. Io voglio ricordare che lui ha fatto e strafatto quello che voleva, dopodiché sta dimostrando alla città il suo vero volto, lo sta facendo purtroppo sul cimitero, che è un argomento di grande sensibilità, ma lo sta facendo sulla discarica di Bellolampo, lo sta facendo sulla gestione del sistema dei rifiuti, lo sta facendo sul traffico e continuiamo a sentire ancora balle sulla creazione di tunnel quando ormai da un anno non riescono ad aprire neanche il pezzo di bretella di scorrimento veloce in circonvallazione. È ormai tutto fuori controllo. Io non ho fiducia in questa amministrazione, non ho fiducia in questi ultimi mesi che verranno, e quindi purtroppo, diciamo, Palermo sta conoscendo il vero volto delle scelte che però ha fatto. Questo Fabrizio, sindaco è stato scelto dai palermitani. un'ultima domanda, un'ultima battuta, senza fare nomi e senza fare grandi descrizioni. L'identikit del sindaco che dovrebbe risolvere, risollevare un po' i problemi in cui evidentemente la città si sta trovando. Chi dovrebbe essere? Un docente universitario, un economista, un santone? Ecco, chi dovrebbe essere per te? Allora, io rispondo con una battuta e poi con un serio. L'identikit lo dovremmo chiedere all'istituto di psicoterapia, diciamo più acclarato che c'è in Italia, perché soltanto un pazzo potrà accollarsi i danni e i guasti di tutti questi. Quella che ci verrà consegnata è una città in cui il traffico è in tilt, con decine di cantieri aperte, con un'emergenza cimiteriale in corso, con l'emergenza rifiuti e gli extra costi dell'emergenza rifiuti che verranno, con i bilanci in fase di dissesto economico-finanziario, con aziende controllate e che non producono utili ma che hanno perdite. Quindi, al di là della pazzia, noi abbiamo bisogno non di professori, già professori l'abbiamo avuto uno. Non abbiamo bisogno di grandi luminari perché di scienziati non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno dell'impegno ordinario non di una persona, di chi riesca a mettere insieme la squadra migliore per Palermo, che conosca questa città, che ne ha vissuto i problemi, i drammi, ne conosce le soluzioni e che riesca a riportare la macchina in direzione. Il tempo che si siede una persona a Palazzo delle Aquile, che non conosce la macchina, che non sa come è messo lo specchietto retrovisore, che non sa dove è il cambio, che non sa se funzionano le quattro frecce, che non conosce il braccio per correre, non sa il sistema di frenata, questa macchina si schianta. Quindi io non mi concentrerei su super uomini, supernomi e supereroi che magari sono apprezzabili dal profilo professionale e culturale, ma poi sono delle pippe e delle schiappe dal punto di vista amministrativo. Ma mi concentrerei soprattutto su con chi fare questo, perché non basta il superuomo, l'idea del super sindaco, come è stata quella che è stata venuta da Orlando, che diceva che sapeva fare, è un'idea che fallisce. Qui abbiamo bisogno di gruppi umani, di donne e di uomini, di decine di uomini e di donne con competenze e conoscenze della città, che si alzano la mattina presto e vanno a dormire per ultimi in città, facendo quello che c'è da fare con senso di Certamente responsabilità e umiltà. è giusto davvero quello che dici, perché è soltanto una squadra che può risolvere i problemi. Lo vediamo in tutti i campi, sì, un leader forte e importante, ma quello che conta è fare squadra davvero. Però chi
Chi riesce in questa operazione? Sappiamo bene che bisogna poi accontentare tutti i soggetti, la politica, i Ancora sindacati, presto. perché se poi non accontenti i soggetti che diciamo sono poi esponenti di forza della società, ti trovi tutti contro, quindi non puoi lavorare. Se Ma fai una io bella squadra, direi però, che non anche accontenta i vari soggetti presenti, diciamo, che giocano un ruolo. che bisogna accontentare meno persone possibili, perché mi sembravano tutti contenti della scelta del sindaco Orlando e oggi ne prendono le distanze. Quindi io sarei molto più attento a scontentare qualcuno, ma chiaramente a concentrarmi su con chi fare le cose e con chi può farle. Io non nascondo che sto lavorando ad una lista, sto lavorando ad un'ipotesi di coalizione che metta insieme, levando gli estremismi di destra e di sinistra, tutte le persone che vogliono lavorare su un progetto e su un programma. Dopodiché, per quanto mi riguarda, si potrà anche fare a sorteggio. Credo che oggi sia importante il messaggio di scienza, di affidabilità delle persone, di credibilità di chi c'è stato sul territorio, soprattutto che questa nuova fase parta con quasi telecamere spente, con poco slancio anche emotivo dal punto di vista della comunicazione esterna, ma che sia molto concentrata sui problemi, per cui la compagine più ampia possibile, la più equilibrata, che non racconti né sogni né favole, ma che sia impegnata a gestire il quotidiano, e poi con concretezza io sarò disponibile a dare una mano e ad essere parte. Non voglio partire da me in questo progetto, però di sicuro i palermitani che credono nel mio lavoro, nell'impegno quotidiano, nella mia conoscenza amministrativa, potranno sapere che Fabrizio Ferrandelli sarà alla guida di una lista che darà classe dirigente a questa città. Bene, quindi si ritorna ad una visione della politica collegiale e non personalistica, individualistica, come diciamo, da Tangentopoli in poi, dalla caduta del muro di Berlino in poi, si è cominciato a fare. Si comincia a recuperare il concetto che la politica deve essere fatta, insieme agli altri e che, l'era Mi dei auguro di sì. supereroi è finita. È Mi così, auguro l'era. di sì, ci auguriamo di sì, ci auguriamo di sì. Io farò la mia parte affinché le cose possano essere gestite più con una coralità che con grande presenzialismo di pochi. Va bene, ringraziamo Fabrizio Ferrandelli per Grazie essere stato con noi. Grazie Fabrizio. tante. Grazie tante. E grazie agli spettatori di Filrouge TV.